Sara Barone, Miss Moda 2013. Stasera devi cedere il tuo scettro. Esatto, stasera cederò il mio scettro. Sono emozionata, però felice per la ragazza che mi succederà. E le auguro in bocca al lupo con tutto il cuore. Com'eri l'anno scorso di questi tempi? Più o meno periodo è quello, eri emozionata? Immaginavi di vincere? Come hai vissuto l'esperienza? Non immaginavo assolutamente la vittoria, è stata inaspettata e ero molto agitata e anche soprattutto molto stanca con le altre ragazze, però è stata una bellissima esperienza che rifarei e mi sono divertita tantissimo. Tu sarai anche in giuria questa sera? Sì, esatto. Sei da 4 giorni almeno qui a Guardavalle Marina, al Village Faro Punta Stilo, e conosci tutte le ragazze ormai, visto che sei anche nell'organizzazione delle coreografie, eccetera. Hai già una tua preferita o vorrei ancora vederle meglio stasera? Io ho una mia preferita, sì, le ho viste appunto stilare, provare, indossare gli abiti e ho fatto diciamo un'idea sulle ragazze. E ho una mia preferita. Ieri sera per Moda International ha vinto la più alta. Esatto. Succederà lo stesso anche stasera? Si sa, speriamo di sì. Speriamo di sì. Ah, perché per te è molto importante l'altezza? No, però fa molto l'altezza nel campo della moda, dello spettacolo anche, quindi speriamo che sia una ragazza alta. Tu quanto sei alta? 1,80. Con i tacchi? 1,90, dipende dal tacco. Logicamente. Dall'anno scorso hai avuto possibilità di lavoro grazie al concorso, cosa hai fatto? Grazie al concorso ho lavorato, ho girato la Sicilia, sono girato anche a Milano e ho seguito il concorso in tutte le tappe, Sicilia e soprattutto però una cosa che mi ha colpito, che non mi aspettavo, che sono cresciuta sia come persona sia professionalmente, mi ha cambiato molto nel campo della moda e spero di continuare a lavorare, di riuscire a intraprendere la giusta strada. Tu quanti anni hai? 18. 18 anni. E quindi consigli la partecipazione delle ragazze ai concorsi? Certamente sì, sono delle cose che riescono a crescere le ragazze, a fare delle esperienze che possono aiutarle a prendere le giuste strade per se sognano appunto di entrare nel mondo della moda. Di dove sei? Siracusa, Sicilia. Ah, dalla Sicilia. La Calabria l'hai conosciuta l'anno scorso? Sì, la prima volta che sono venuta in Calabria è stato l'anno scorso grazie al concorso. Hai visto solo Guardavalle? Perché anche l'anno scorso si è fatto sì, qui. Sì, anche Soverato ho visto. Ad altri posti? Ancora come, no. Cosa pensi della Calabria? È molto bella, molto calorosa, anche come la Sicilia, è molto, molto bella. Grazie. Grazie.